Il Teramo torna domani in campo qui al Bonolis per affrontare la Giana Erminio. È stata una conferenza stampa di Agenore Maurizi questa mattina in cui il tecnico ha anche parlato della rosa, oltre che dei prossimi avversari, ha anche parlato della rosa del Teramo, ha sciolinato tutta la rosa del Teramo facendo capire determinate cose. La prima è che sceglierà o tra Proietti o tra Ranieri chi sarà per l'appunto titolare nel ruolo di playmaker. La seconda è che molto probabilmente Mastrilli tornerà titolare perché a centrocampo è l'unico mancino naturale a disposizione del tecnico. I dati di fatto dicono che noi abbiamo fatto 6 partite, 10 punti, possono essere un bottino più o meno sufficiente se vogliamo. Per quello che abbiamo espresso poteva essere un bottino maggiore. Adesso le prossime partite, la prossima partita, perché per me pensare più a lungo nel mondo del calcio è molto riduttivo, perché sappiamo, perché così bisogna parlare, pensare di partita in partita, quindi sappiamo domani che dobbiamo affrontare una partita e il dato di fatto è quello che facciamo domani. Nel senso che Mastrilli potrebbe tornare titolare perché comunque è sinistro naturale, ha fatto bene. Delle volte deve credere più in se stesso, se farà questo sarà un buon calciatore. Diciamo che sono due giocatori molto bravi, è un peccato avere due giocatori così bravi e non poterli utilizzare. Ma come dicevo prima, il calcio di Serie C è un calcio di episodi, di seconde palle, è un calcio di agonismo, dove l'agonismo è ciò che nutre lo sport, soprattutto in Serie C. Il mister del Teramo ha parlato anche di Piccioni nell'illustrare per l'appunto la rosa, ha detto che lo considera soprattutto una seconda punta al pari di Bacio Terracino, l'unica vera prima punta del Teramo per l'appunto Barbuti, ed è ancora indeciso l'allenatore biancorosso se schierare le due seconde punte per così dire, Bacio Terracino e Piccioni, e Barbuti e Zecca. Sembra essere questo infatti il gioco delle coppie. Dubbio anche in difesa, c'è l'ipotesi di un ritorno dal primo minuto di Vitale in ballottaggio con Altobelli. Ricordiamo che Caidi non ci sarà per uno stiramento al bicipite femorale, salterà sia la gara di domani sia quella di domenica prossima contro il Renate. Dubbio anche a centrocampo per quanto riguarda la mezzala destra, perché Spighi non è stato molto bene in settimana. Ho tantissime seconde punte e una prima punta che è Barbuti, e Piccioni che si può adattare, poverino, perché io personalmente lo sto massacrando perché non è il suo ruolo, si può adattare a giocare di prima punta.